Sandra Savaglio, astrofisica cosentina, ha costruito la sua carriera tra Stati Uniti e Germania. Nel 2004 il suo volto è apparso sulla copertina del settimanale Time come simbolo dei 400.000 scienziati europei emigrati negli Stati Uniti. 10 anni dopo quella copertina, la ricercatrice è tornata in Italia, dove l'Università della Calabria, in cui aveva studiato, le ha offerto un posto da professore ordinario di astrofisica. Le abbiamo chiesto se è ancora contenta di quella scelta. Io, diciamo, sono contenta di essere in Italia, sono contenta di essere, di essere in Calabria, però è vero che io sono in una situazione fortunata per tanti punti di vista. Ci sono molte altre persone che sono brave, che non hanno lavoro, che vorrebbero rimanere, che non hanno grandissime pretese, perché noi scienziati non vogliamo diventare ricchi, diciamo. Non lo facciamo per i soldi. Però, nonostante questo, è difficile per tante persone, quindi il motivo per cui sono tornata, perché alla fine poi uno diventa nostalgico, è perché mi piace, cioè ci sono tante cose che mi piacciono dell'Italia e ci sono state delle cose che mi hanno molto deluso della Germania, diciamo, non generalizziamo, del mio istituto. In Italia forse la componente umana è quello che, diciamo, tutti apprezzano, ed è vero, insomma, ovunque. Poi c'è il sole, c'è il cibo, si mangia bene. Non è fissato su questo, non è che io sono una mangiona, no? Però questo anche aiuta la qualità della vita. Le difficoltà in Italia sono quelle che abbiamo già detto, sicuramente la ricerca scientifica non è una priorità in Italia, quindi tutti gli scienziati lo sappiamo benissimo, e quando c'è da dividere 90 milioni per i prossimi 3 anni su tutta la ricerca di base, no? In tutta Italia, io penso che in Parlamento non spendono così poco nemmeno per pulire, cioè per come si dice, gestire gli ascensori. Quindi, diciamo, queste sono differenze macroscopiche. In Germania è esattamente l'opposto, nel senso che dici, ma veramente non avete cosa farne dei soldi? Vedi delle cose e dici, allora, quando sei italiano o italiana, vai all'estero, tipo in Germania, allora tu cresci con l'idea di dover risparmiare su tutto, no? E invece lì ti guardano e dici, ma non c'è problema, no? Tu stai lì che ti preoccupi, ma devo spendere di meno. E allora ti dico, guarda, i soldi non sono il problema. E quindi vedi, diciamo, questa differenza, no? Che, e però poi la componente umana che è carente, sicuramente. In Germania c'è un sistema molto gerarchico, le donne hanno difficoltà a emergere. Sui giornali italiani Sandra Savaglio è comparsa recentemente commentando le critiche che Roberta D'Alessandro, ricercatrice italiana in Olanda, ha rivolto alla ministra Giannini, rea, secondo lei, di vantarsi dei successi dei ricercatori nel mondo che l'Italia però non vuole. Allora, mi hanno chiesto un'opinione e io devo dire che capisco le persone che vengono a questi posti e poi se ne vanno da un'altra parte a fare ricerca. E quindi, diciamo, il commento di questa collega è comprensibile. Cioè, sono persone che in Italia non hanno trovato spazio per un motivo o per un altro. Quindi vanno all'estero, poi il ministro dice, hai visto? E questo è vero. Io penso che abbiano ragione tutte e due. Cioè, l'Italia prepara gli scienziati, lo fa abbastanza bene, poi non li può tenere e li manda via. E chiaramente paesi come l'Olanda, la Germania, l'Inghilterra si ritrovano scienziati preparati a costo zero e viceversa l'Italia ha investito, ha speso dei soldi e non ne può raccogliere i frutti. Bisognerebbe fare come con il calcio, quando i giocatori vengono venduti, ad esempio l'Italia vende un giocatore bravo al Paris Saint-Germain e paga, invece nella scienza non succede, cioè l'Italia esporta questi scienziati senza averne un ritorno economico.